Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. L'autore di questa sera è Ferdinand Hiller, musicista tedesco molto dotato e versatile, una figura rilevante nel panorama musicale del XIX secolo. Hiller, sin da piccolo, dimostra uno spiccato talento musicale. Pensate che a 10 anni debutta in pubblico eseguendo un concerto per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1825 lascia Francoforte e continua la sua formazione musicale a Weimar, sotto la guida di Johann Nepomuk Hummel. Nel 1828 si trasferisce a Parigi, dove dimora fino al 1835. Non avendo nessun problema economico, può dedicarsi esclusivamente alla musica e quindi compone, insegna, si esibisce in concerti ed intrattiene relazioni con letterati e musicisti, tra cui ricordiamo Chopin, Berlioz, Rossini, Bellini. Ritorna a Francoforte nell'aprile del 1836 e per circa un anno dirige i concerti Cäcilienverein in sostituzione del titolare Johann Nepomuk Schäble, ammalato. Nel 1839, con l'aiuto di Gioacchino Rossini, fa rappresentare al Teatro alla Scala di Milano la sua prima opera, Romilda, che purtroppo si rivela un insuccesso, nonostante la sapiente orchestrazione e la buona messa in scena. Tra il 1840 ed il 1841 soggiorna in Italia, dove tra l'altro studia musica sacra con l'abate Giuseppe Baini, direttore della Cappella Sistina. Nel 1847 assume l'incarico di maestro di cappella a Düsseldorf e nel 1850 viene nominato Kapellmeister di Colonia, che diviene il centro della sua attività artistica. Qui fonda e dirige il conservatorio e per oltre 12 anni organizza il Festival di Musica del Basso Reno. Ferdinand Hiller è un ottimo pianista, apprezzato interprete di Johann Sebastian Bach, di Mozart, di Beethoven, ed è ancora oggi oggetto di accurati studi. La sua produzione musicale, influenzata dai diversi contatti e ben articolata, oltre alle composizioni per pianoforte, 2 concerti, studi e romanze, comprende anche alcune opere teatrali, un paio di oratori, composizioni vocali con orchestra, qualche pagina sinfonica ed un concerto per violino. Tra le sue pubblicazioni sono da evidenziare i numerosi contributi a giornali e riviste come critico musicale, gli scritti di armonia e contrappunto, un volume con il resoconto della sua amicizia con Felix Mendelssohn, pubblicato nel 1874, ed i volumi che raccolgono la copiosa corrispondenza intrattenuta con letterati e musicisti del tempo. Questa sera di Ferdinand Hiller ascolteremo la Serenata per violoncello e pianoforte, opera 109 nei suoi 3 movimenti, allegretto quasi andante, minuetto, capriccetto. Al violoncello Johanna Sacrin, al pianoforte Paul Rivinius. Seguirà il quartetto con il pianoforte numero 3 in La minore, opera 133, il Gran Quartetto, nei suoi 4 movimenti, allegro appassionato, adagio, intermezzo allegro grazioso, finale allegro con fuoco. Al pianoforte Oliver Triandl con i membri della Minguet Quartet.
Non mi resta che augurarvi buon ascolto con i programmi di Ameria Radio. Thank you.
Thank you.
Radio ha presentato la musica di Ameria Radio a cura di Maria Teresa Ferrante.